Sì, abbiamo inteso, voluto fortemente partecipare a questo bando della Regione Marche sul centro commerciale naturale, nonostante i tempi fossero strettissimi, però lo abbiamo voluto fare perché lo riteniamo il primo passo importante per dare concretezza a una sinergia tra amministrazione comunale, singoli esercenti, associazioni di categoria, università, mondo dell'impresa, che devono fare squadra per rilanciare il commercio e rilanciarlo anche in ottica di crescita turistica che si sta segnando e vedendo in questa città, che ci sarà nei prossimi anni. E questo primo bando era l'occasione per dare un contributo reale, concreto, fattivo alle singole attività attraverso proprio l'erogazione di fondi, ma anche la riqualificazione complessiva del centro storico di Urbino, che è l'anima reale della città e anche del commercio. E quindi abbiamo messo insieme i singoli, le associazioni di categoria, anche lo spin-off dell'università, per riqualificare e per rendere il commercio Urbinate molto più, ancora più attrattivo di quanto non lo sia adesso, aumentando l'offerta commerciale e armonizzando quelli che sono gli esercizi presenti, migliorando anche la loro estetica. Le singole attività commerciali, e sono 17 quelle ricomprese nel bando e che quindi avranno contributi riconosciuti, contributi economici importanti riconosciuti su interventi in parte fatti, in parte da fare di riqualificazione, mentre da parte propria l'amministrazione comunale interverrà con la riqualificazione di alcuni ambienti, con il miglioramento dell'arredo urbano, con la realizzazione di servizi comuni che rendono anche così visivamente l'idea di un centro commerciale naturale, cioè ci saranno shopper in tela riciclata da distribuire ai negozi che daranno ai propri clienti, carta da regalo che ripropone la skyline di Urbino con la stella ducale, simbolo insomma della nostra città, e tovagliette per gli esercizi che somministrano cibo e tovagliette sottopiatti dove saranno proposti di volta in volta gli eventi che si svolgono contestualmente nella città. Poi attraverso la collaborazione con Digit, lo spin-off dell'università, intendiamo lanciare questo progetto laddove non si riescono a riattivare gli esercizi commerciali nei locali attualmente sfitti. Questo è il primo obiettivo, quello di rilanciare e riaprire le attività commerciali, però laddove non si riuscisse, rendere attiva e non passiva la vetrina sfitta. E così da rendere anche questa un'attrazione per portare gente in centro e rendere piacevole la passeggiata nel centro cittadino. Allora, per poter partecipare al bando abbiamo dovuto costituire un'associazione temporanea di impresa che niente, fondamentalmente mi hanno eletto come capofila di questa associazione per avere un dialogo con le associazioni più snello e per poter andare avanti col progetto, insomma. Ci siamo messi insieme, siamo 17 tra commercianti e pubblici esercizi. E questo bando è anche una sorta di premio che abbiamo potuto avere per la caparbietà e per gli investimenti fatti durante il periodo della pandemia o comunque periodo economico difficile. Sicuramente adesso il periodo in generale sta migliorando e anche questo è un aiuto per poter andare avanti e migliorare. Insomma.